Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Rosy. Oggi siamo su Clash of Clans con il mio Tech9 per parlare di una cosa molto importante, ovvero l'aggiornamento che uscirà, ancora non so quando. Comunque andiamo a vedere subito nello specifico di cosa si tratta. Allora, se andiamo su notizie, aspettiamo a caricare. Allora, guardiamo questi spot. Quelli che sono i clan sono 8, ne passano solo. E poi andando indietro, lega delle guerre tra clan in arrivo. Andiamo a guardare. Comunque parla delle guerre tra clan con delle leghe, e che ci saranno, quindi che nel corso della settimana saranno 15 guerre contro altri 15 degli altri clan, e alla fine della settimana il clan che verrà ammesso con il maggior numero di stelle sarà passerà a livello inferiore, e quindi si sarà disposto soltanto un attacco, e queste clan sono di 18 su questi livelli, quindi comunque poi ne parleremo più nello specifico. E inoltre, non so dove possiamo vedere, ci saranno 9.25 mappe goblin, che però non, qua forse non spuntano. Vediamo se riesco a trovarle. Allora, forse è questo, forse, vediamo. No, questi qua non sono. Comunque ci saranno delle nuove dei nuove 25 mappe goblin nel qua appunto nella mappa del giocatore singolo. Speriamo che sarà qualcosa di più entusiasmante prima. Allora, aspettate, guardiamo che okay, abbiamo tutto. Direi di farci un bel attacco. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Speriamo. Allora, cerchiamo un villaggio. Allora, aspettate, questo qua pare interessante. Ok, direi di attaccare questo qua. Iniziando con la second walk. Che subisce hit ma ce lo fa. Dovrebbe almeno farcela. Allora iniziamo a mettere un golfiere visto che tanto. La buttiamo la prima furia. E andiamo anche con la seconda, andiamo con le mongolfiere clan. Poi andiamo con altre furie. Faccio un bronco che ci sta dando molti problemi. Poi andiamo di furia. Altra furia. Ok, le difese sono andate tutte giù. E la metto il king. Vediamo se riusciamo a trastellare. Non lo so. La sono rimasta una mongolfiera che è morta in questo momento. Che sta per fare una cosa. Allora buttiamo questi guerri. Vediamo se sta a prendere il municipio. Allora abbiamo ancora l'Archer Queen con l'abilità
Guardo questi messaggi. Abbiamo buone probabilità di castellare, però non so se riusciremo. Cioè, sì, forse sì, forse dai. Allora, ci sono dei che sono molto che fanno un po' di danno, ma non è sufficiente. Che c'è quella tesla, dannata. Comunque sì, forse mi sta lamento, non per il tempo, non so. Allora, andiamo a obbligare il King. Andiamo un po' di abilità della Green per velocizzare un po' tutto. Che forse devo aspettare un po' perché c'è ancora quella tutta maledetta. Ok, forse solo con il King, vediamo. Non so in secondi ce la facciamo veramente. Butto anche una velocità. Speriamo di non velare. Perfetto, sarà un fail. Subito sul municipio, vediamo se in 10 secondi ce la fa la Queen. No, non ci credo raga, fail. Qualche altro colpo, vai. Perfetto, fail 99%, wow. Perché? Perché? Ok, scusate per questo spasmo, ma... No, intanto ci sto cercando un clan, anche se questo qua forse può andare. Allora, vediamo, siamo a 2006, vediamo se riusciamo a fare. Allora, ragazzi, andiamo a prendere per scudo le ricompense. Devi prendere Elisir, Anel delle Mura, Oro. E quale possiamo il costruttore? E il libro degli eroi. Peccato che non siamo riusciti a fare gli ultimi punti. Comunque ci siamo presi un botto di cose. Intanto abbiamo ricevuto le 25 gemme. E allora passiamo agli upgrade. Vediamo. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Allora direi di fare il Re Barbaro a livello 12. Mi conviene? Sì, lo andiamo a fare subito. Anzi, ma non ho preso l'artefatto, forse ho sbagliato a prenderlo. Ah, ok, ho preso libro. Ok, perfetto. Non fate caso a questo, volevo completarlo subito, ma ho sbagliato. Allora, quindi... E allora, visto che ci mancano gli ultimi due cannoni da maxare per il stack 9, andiamo a prendere le ricompense. E siamo a 4 milioni, quindi ne riusciamo a fare soltanto uno. Eccolo fatto. E poi andiamo con qualche mura. No, non con le sella. Prima vediamo con loro. E ne facciamo uno e due. Come sempre questi messaggi, ma i gruppi della scuola non possono silenziarsi. Allora, con upgrade vediamo che possiamo fare con l'Elsir. Potrei fare l'assalto, ma non la uso. Vediamo, questi Elsir però me lo tengo. Qua intanto non abbiamo niente da fare. Facciamo un salto anche nella base notturna. Non c'è niente da fare. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. E io aspetto questo aggiornamento con ansia, così porterò anche un altro video. Se vi è piaciuto, lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, quindi ciao a tutti ragazzi!